Ciao guys and welcome back to my channel, bentornati a tutti e benvenuti se siete qui per la prima volta su Carissa Beauty Care. Oggi voglio andarvi a recensire un nuovo, cioè nuovo in realtà è uscito da 3-4 mesi, forse anche più, 6 mesi mi sa, un siero Garnier. Sono fan dei sieri Garnier, ne ho recensiti parecchi, tra cui la gamma, la vitamina C, tra cui c'era il siero che diventò famosissimo l'anno scorso, 2 anni fa, non mi ricordo, mi sa 2 anni fa. E poi ho recensito questo, che è il siero, il primo siero nero, il siero al carbone di Garnier, con AHA, DHA, tutti sfiolanti, che mi è piaciuto veramente tantissimo. Questo l'ho recensito pochi mesi fa, 3-4 mesi fa, e sta praticamente quasi finito, veramente prodotto caduro, e io ne provo tanti, quindi è difficile che li finisco. Per finirlo mi è piaciuto tantissimo. E adesso sono andata a prendere un nuovo siero che voglio recensirvi oggi, che è questo qui. Che sarebbe praticamente uguale a questo, che è il siero alla vitamina C, eccolo qui. Anche questo è siero alla vitamina C, ma lo chiamano siero notte. Siero notte perché si chiama notte perché praticamente questo rispetto a quest'altro ha una più elevata concentrazione di vitamina C, che favorisce l'assorbimento di notte, quindi diciamo l'hanno chiamato notte, ma ciò non vieta di utilizzarlo di giorno e utilizzarlo mattina e sera, in realtà sul pack c'è scritto. Quindi, questo siero mi piace più di quest'altro che era già uscito? Assolutamente sì. Quindi, già una recensione positiva. Perché? Perché hanno migliorato tantissimo l'inci di questo rispetto a quest'altro. E poi perché l'effetto è più immediato, avendoci il 10% di vitamina C pura, mentre in quest'altro ne abbiamo 3,5%, quindi l'hanno potenziato parecchio. Hanno migliorato l'inci e quindi ci piace molto. Ve lo faccio vedere, ve lo presento. Il pack è più scuro perché, ecco, devi ricordare la notte praticamente, ma in realtà è un semplice siero alla vitamina C. Sembra praticamente un olio, è pressoché invisibile e se vi cambia la colorazione, questo fatto non incide sull'efficacia perché è normale, essendo abbastanza naturale come prodotto, che cambi, ma ciò non vuol dire che non funziona. E eccolo qui, è trasparente. Ha una profumazione molto buona come l'altro suo collega vitamina C che era uscito prima. E questo, come anche l'altro, questi sieri, insomma, la vitamina C in generale, quando li applichiamo, veniamo subito, cioè li vediamo subito. Rende direttamente la pelle molto glowy, molto illuminata, molto, molto bella, compatta. A me piace un sacco l'effetto del siero alla vitamina C. Mi piace anche un sacco questo, che a fine video vi lascio la scheda e vi faccio vedere come funziona, perché vi dico, l'ho terminato e non è da me terminare i prodotti. E mi è piaciuto molto, però questo qui è totalmente un altro effetto. Quell'altro è più per le pelli a tendenza acneica e come si dice, grasse, lucide, perché opacizza e spialla tanto, ecco. Invece questo qui è per le pelli miste, normali, e dà proprio l'effetto illuminato e a lungo andare va a cancellare gli scrumi e grazie alla vitamina C questo effetto diciamo un po' esfoliante anche questo. A me è piaciuto tanto, ve lo straconsiglio innanzitutto, e vi parlo un po', vi faccio vedere il pack è questo, è uguale a quella, al siero normale, semplicemente distingue perché qui c'è scritto notte. E all'interno non ha tantissimi ingredienti, vi dicevo, ed è anche abbastanza naturale. Poi, ingredienti preponderanti di questo siero sono, normalmente la vitamina C, perché è un siero alla vitamina C, e ha una concentrazione molto molto elevata, che è il 10%, ed è tanto. Non so se c'è un prodotto che ce n'ha un pochettino di più, che è un siero sempre alla vitamina C, ma di L'Oreal. Non so se addirittura lì arriva al 12%. Correggetemi se sbaglio, adesso non mi ricordo neanche il nome del siero. Se voi ve lo ricordate, scrivetemelo sotto nei commenti. Dovrebbe essere comunque un siero dal pack bianco con una scritta arancione, e quello forse ce l'ha un po' più alta la concentrazione di vitamina C, ma c'ha tantissime porcherie sull'inci, quindi prediligerei questo, anche se di vitamina C ce l'ha leggermente meno, perché comunque 10-12% stiamo lì. Poi, oltre alla vitamina C, che ce n'ha veramente tanta, c'è anche tanto acido ialuronico, che è un dermattivo molto ricercato, come dice qui, per idratare semplicemente, quindi lenisce, idrata, è proprio l'ingrediente più tollerabile per la pelle e anche il più indispensabile. Allora,
Quello che dovrebbe fare il prodotto: al primo risveglio la verde appare più luminosa, morbida, riposata e rivitalizzata. Assolutamente sì. Premetto che lo utilizzo anche di mattina e anche appena messo, cioè lo mettete anche la prima volta che lo mettete, la pelle è più levigata, più proprio un effetto, un bellissimo effetto, cioè fa un viso magnifico, quindi consigliato per quello, proprio si vede subito la differenza. E questo siero notte meglio di quello giorno. Se cercate in giro la vitamina C, secondo me potete comprarne anche solo uno, che è questo notte, perché è meglio in tutto. Quell'altro, diciamo, secondo me è stata una prova e l'hanno molto migliorato e hanno fatto la linea notte. Poi, dopo 3 notti, la pelle appare più levigata, uniforme e sana e nel complesso migliorata. E dopo 2 mesi, quindi nel più lungo periodo, è clinicamente testato per le macchie, per l'uniformità del colorito, per le prime rughe, la luminosità, che è vero, la luminosità è proprio l'effetto immediato, e la levigatezza della pelle. Quindi questi sono test clinici fatti ogni sera su 79 donne, eccetera. È un siero adatto a tutti, molto tollerabile. E come si usa? Ultima cosa da dire. Applicare 3-4 gocce, è verissimo, non ne serve tantissimo, questo come anche il siero nero, tutti i sieri in generale di Garnier che hanno questa pipetta. Vi consiglio come sempre di non mettere la pipetta sulla faccia, perché la pipetta entrando in contatto con la faccia, comunque sul viso, anche non vuoi pulito, c'è comunque sempre un po' di batteri, quindi contamineremo sempre un po' il prodotto. Quindi sempre 3-4 gocce sul palmo della mano e poi le andiamo ad applicare così. Non come una crema massaggiata, ma così e la pelle se lo beve automaticamente, molto semplice. È un siero a base acquosa, contiene un'alta concentrazione, come vi dicevo, di vitamina C, di origine naturale ed è formulato senza silicone. E proprio perché è formulato senza silicone, questa cosa può rendere la texture un po' appiccicosa, soprattutto appena l'applicate. Poi quando si assorbe questa cosa non si sente più, è vero. È leggermente appiccicoso, ma cioè, ci sta, è comunque un prodotto naturale, ben venga. È da applicare comunque con una crema idratante per migliorare, diciamo, l'agombo. Ovviamente non mandatelo negli occhi, ecco. Quindi questo è tutto quello che dice Garnier. Queste qui sono le macchie che poi via via nel lungo periodo di 2 mesi andranno a scomparire, ed è vero. Io perché purtroppo non sono tanto costante con i prodotti, però utilizzando con costanza anche il siero che vi dicevo che mi è piaciuto un sacco, nero, comunque elimina macchie di scrumine. Quindi utilizzateli perché sono questi sieri della Garnier, a me negli anni mi stanno piacendo tantissimo e vedo che più escono e più si migliorano. Quindi li tengo tutti e li uso veramente tutti. Quindi è una recensione super super positiva. L'ho comprato da Questa Buone, si aggira il suo prezzo intorno a 10-11 euro, 12 se non sta in offerta, comunque siamo lì. È comunque un prodotto economico, diciamocelo, non è un prodotto super costoso. Funzionano assolutamente, questo come tutti i suoi colleghi, quindi straconsigliato se non si era capito. E per me oggi è tutto, likeate se il video vi è piaciuto, scrivetemi nei commenti se avete usato questi sieri, se anche voi vi trovate strabene come me. Io come sempre vi mando un super mega bacio e noi ci vediamo prossimamente con nuovissimi altri video.